vorrei fare una domanda a Silvio, perché non so che cosa è successo in consiglio regionale stamattina. Sono molto curioso di sapere che posizione hanno tenuto il PSDAZ e l'UDC sul PPR. Intanto, mi fa piacere poter dare un piccolo segnale di piacere, insomma, per questa occasione importante che Sardegna Democratica ha organizzato, e prendere un piccolo merito. È stato il gruppo consigliere del PD a chiedere un rinvio del dibattito di 10 giorni per poter incontrare i propri sindaci, ma anche per generare un'occasione di dibattito come questo. Il Consiglio regionale altrimenti avrebbe già liquidato come una pratica rapida e veloce la vicenda delle linee guida in modifica del PPR. Io non lo so che cosa hanno detto, cosa ha fatto il PSDAZ e l'UDC, non ho seguito il dibattito oggi pomeriggio, non sono in Consiglio regionale per seguire questo. Io ho semplicemente da confermare qui una cosa. Quelli che parlano di alleanze possibili con i partiti che in questo momento sostengono Cappellacci, a quelle persone io ho voluto mandare un messaggio a nome del mio partito. C'è un punto fondamentale che riguarda qualunque tipo di alleanza. L'alleanza non si fa per topografia, chi sta da una parte di una linea o da un'altra parte della linea. Le alleanze si fanno su cose fondamentali. Allora, un voto positivo al cambiamento del PPR attualmente vigente è una condizione che impedisce qualunque alleanza. Ecco perché ho voluto a nome del partito dirlo con chiarezza la settimana scorsa. Voglio qui riportare anche un altro elemento che ritengo importante. Noi abbiamo voluto fare un incontro con i sindaci del Partito Democratico, non perché siano rappresentativi tutti i sindaci, ma in questo momento sono sicuramente la maggioranza dei sindaci in Sardegna. Noi sappiamo che molto spesso i sindaci hanno dovuto lottare in questi anni per riuscire ad adeguare il proprio PUC, il loro piano urbanistico, al piano paesaggistico. La verità però è che il motivo per cui c'è stata difficoltà in questi anni non è come è stato scritto il PPR, assolutamente. La verità è che se c'è una materia nella quale bisogna parlare come dice Matteo 15:17, cioè sì, sì, no, no e il resto è il maligno, è l'urbanistica, sono le regole. Se invece dentro queste cose qualcuno ne approfitta, e parlo purtroppo della interpretazione che spesso all'interno del sistema burocratico si dà per impedire di far passare valori prima di tutto, quello che avviene è che i sindaci vengono messi in difficoltà. Noi siamo perché a quelle linee guida, questa è la posizione del Partito Democratico, si dica no con nettezza in consiglio. Il gruppo consiliare sta tenendo con forza e con tutta la resistenza di cui è capace questa posizione. Siamo per dire no non solo per quello che c'è scritto, anzi non c'è scritto in queste linee guida, ma soprattutto per la storia di questi 3 anni di questa maggioranza regionale. Perché in questi 3 anni questa maggioranza regionale ha tentato di violentare più volte un'idea di tutela del paesaggio e di tutela delle risorse ambientali di quest'isola. Quindi il nostro no non è soltanto per il tentativo che è scritto e che è una sorta di carta bianca a fare ciò che si vuole, e soprattutto per gli atti che sono stati già perpetrati, che sono di una violenza evidente e impediscono il futuro. Do soltanto 2 numeri. La CNA dice che negli ultimi 10 anni, dal 2002 al 2011, sono stati costruiti in Sardegna ogni anno 11.000 appartamenti. E ogni anno nella provincia di Cagliari se ne costruiscono 4.004. Nella cintura urbana di Cagliari ci sono 50.000 appartamenti inutilizzati e sfitti. Noi facciamo ancora PUC di città che hanno 13.000 abitanti per, diciamo, una dimensione che è tripla, con un trend demografico che è pazzescamente il contrario. Se voi guardate i PUC che stanno facendo in questo momento per città di 15.000 abitanti o di 20.000 abitanti, sono almeno il doppio. È evidente che questa cosa si fa per alimentare un sistema economico che è perverso, perché quei terreni costituiscono la base per ottenere finanziamenti nelle banche, e le banche finanziano, anziché le attività libere, creatrici, e quindi l'impresa, finanziano quelli che sono beni futuri, che sono di fatto speculazioni. Allora il tema è che chi affronta questo
tema che riguarda l'urbanistica sa che deve affrontare non soltanto il tema dell'urbanistica, ma quel sistema in qualche modo che incentiva attraverso questo meccanismo il finanziamento dei sistemi edilizi per finanziare ulteriori attività di espansione immobiliare e mai l'economia reale. Allora ha detto bene Enzo Costa che bisogna spezzare questo circolo vizioso, è un circolo vizioso da cui dipende attualmente la nostra economia che è andata in crisi, in tutti i sistemi europei che hanno investito su questo oggi è evidente l'effetto negativo. Non possiamo più puntare soltanto sull'espansione edilizia, perché quella è dannosa e non produce economia. Sta cambiando questo percorso, bisogna cambiare l'intreccio che c'è tra quel tipo di economia e il sistema finanziario, che va ovviamente ricostruito verso uno sviluppo vero. Il PD non ha dubbi da protestare in questa cosa qui. E se qualcuno ogni tanto parla, parla a titolo personale, ma il PD come insieme, come comunità e soprattutto come alternativa a questa giunta regionale, ha già scelto da che parte stare e lo dice con nettezza e con chiarezza. Grazie, grazie Silvio. Mi sembrano dichiarazioni importanti, con un contenuto politico molto netto queste di Silvio Lai, dichiarazioni importanti.